Pomeriggio, ben ritrovati germogli della legalità da Ludovica Di Chiara e in collegamento da Rozzano in provincia di Milano, Savino Percoco. Buon pomeriggio Savino. Buon pomeriggio Ludovica e ai radioascoltatori. Allora Savino, cosa ti porta da Bari fino al nord Italia? Beh, mi porta l'amore per la giustizia Ludovica e sono oggi nel Milanese, precisamente presso l'Istituto Comprensivo Beltrami di Rozzano in provincia di Milano, per conoscere e vivere personalmente la magia di uno straordinario progetto di legalità denominato 1-10-100 Agende Rosse, quale democrazia, un frutto della collaborazione tra la scuola media e il gruppo milanese delle Agende Rosse, intitolato a Peppino Impastato e Adriana Castelli. Benissimo, allora Savino, raccontaci un po' le prime emozioni e in che cosa consiste questo progetto che hai definito magico. Si tratta di una mostra di fumetti accompagnata da seminari didattici che prende spunto da un libro che i bambini stanno in questi giorni approfondendo e dove, attraverso alcune vignette, si raccontano le biografie di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Ilaria Alpi, Rita Atria, Antonio Montinaro, uomo della scorta di Giovanni Falcone e anche altri grandi uomini vittime innocenti di mafia. Non voglio però svelare troppi particolari perché tra un po' saranno raccontati dalla linfa di questa nostra trasmissione, ovvero i ragazzi. Esatto Savino, questo è un testo che nel titolo quindi ricorda certamente il movimento fondato da Salvatore Borsellino, ma soprattutto il diario L'Agenda Rossa sottratta a suo fratello che, ricordiamo, gli fu donata dall'arma dei carabinieri e che Paolo Borsellino, dal momento della morte di Giovanni Falcone, l'ha tirata fuori dal suo cassetto e l'ha usata per scrivere gli appunti più salienti sulla strage di Capaci e sulla morte del suo amato collega, appunto Giovanni Falcone. Difatti, Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, è anche autore della prefazione di questo fumetto e in maniera decisamente geniale ricorda le origini di quanto tu hai appena accennato, ovvero avviando lo scritto con la frase «All'inizio di tutto c'era solo un'agenda rossa». E con queste parole racconta tante storie che ci sono state, ci sono e ancora ci saranno, nel bene e nel male. Nella prefazione Salvatore evidenzia anche un forte senso di speranza quando dice che dopo la strage di Via D'Amelio inizia la nuova vita dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. Quindi 1, 10, 100 mani cominciano a levare in alto altre agende rosse. Continuando, Salvatore scrive che passano gli anni e 1, 10, 100 agende rosse manifestano per le strade a chiedere verità e giustizia e per proteggere quei magistrati che sulla difficile strada della verità e della giustizia a Palermo, a rischio della propria vita e di quella delle proprie famiglie, continuano a camminare. Oggi 1, 10, 100 agende rosse nelle mani di tanti giovani si levano in alto insieme con un grido che incita alla resistenza, come dice sempre Salvatore. Oggi 1, 10, 100 agende rosse si levano incitando alla ribellione contro chi ha cercato di uccidere il sogno di Paolo, un sogno che era soltanto un sogno di amore. Oggi, domani, fino a quando non ci sarà verità e giustizia, 1, 10, 100 agende rosse testimoneranno una speranza ritrovata, una speranza nata dalla rabbia che soltanto nell'amore poteva ritrovare la forza per continuare a vivere. Ebbene Ludovica, questa era parte della prefazione di Salvatore Borsellino, che ringraziamo. E siamo quindi appunto qui alla scuola Beltrami per raccontare un esempio di questa testimonianza. Agende rosse di Bari e di Milano, nella casa della cultura, del futuro, della sostenibilità, per lavorare sulla semina dei germogli della legalità. E come dice Don Pino Puglisi, a questo punto può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare a scuola. È una battaglia contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per i soldi. Benissimo Ludovica, a questo punto io direi di entrare nel vivo di questa seconda puntata, presentando i nostri ospiti. E abbiamo qui il coordinatore delle Agende Rosse di Milano, Giuseppe Cassata. Buon pomeriggio, Pino. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
E siamo qui anche in compagnia della professoressa Maria Romanelli, che insegna le materie di storia e italiano. Professoressa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a lei. Possono mancare i nostri microfoni, i nostri piccoli germogli, Emma, Daryl, Emanuele, Nicole, Silvia, Martina e Welma. Spero di non avere dimenticato nessuno. Buon pomeriggio, ragazzi. Buon pomeriggio. Ricordiamo, scuola media, abbiamo detto, che hanno questi ragazzi, quindi 13 anni, giusto? Sì, sono tutti in terza media, sì. Quindi hanno 13-14 anni. Allora, buon pomeriggio, professoressa Romanelli. Partiamo con lei con la prima domanda. È la prima volta che trattate il tema della legalità in questa vostra scuola. E può spiegarci brevemente ed evidenziarci il feedback dei vostri ragazzi dopo questo progetto con le Agende Rosse di Milano? Ok, allora, a questo livello sì, devo dire che è la prima volta che trattiamo il tema della legalità in questo modo, chiaramente, perché io come insegnante di italiano è chiaro che soprattutto in terza affronto sempre questo argomento, però quest'anno ci siamo sentiti più privilegiati, anch'io per prima, perché la possibilità di di guardare questa mostra, di leggere questo libro, che tra l'altro loro forse lo diranno dopo, è stato regalato loro dalla scuola, quindi ogni alunno è stato dotato di questo libro, è stato un privilegio perché loro hanno potuto effettivamente dal vivo vedere anche solo attraverso i fumetti. Poi per noi è stato anche lo spunto per approfondire, infatti abbiamo guardato dei film, abbiamo visto soprattutto un reportage che parlava di Antonino Di Matteo, e a me per esempio è piaciuto molto che loro conoscessero anche chi ancora in vita lavora e lotta per questo, perché è importante far sapere loro le persone che sono morte, perché sono morte. Ma forse per i giovani è anche molto più bello sentirsi dire che esistono ancora magistrati, personaggi che da imitare, ecco. E quindi questa cosa secondo me è stata positiva, e ho visto anche i ragazzi molto coinvolti, perché sicuramente parlare di legalità in particolare, ma non attraverso il solito modo, loro l'hanno accolta veramente molto bene questa iniziativa. Ludovica, la sì. Professoressa ha terminato, puoi fare un'ulteriore domanda o passiamo a Tino? No, a me ha fatto, questo anche un bel commento, ha fatto piacere che ha nominato, non è da tutti, anche il dottor Nino Di Matteo, perché confermo, come la ringrazio, come lei dice, di solito si celebrano, no, si chiamano eroi quando determinati personaggi, chi combatte per gli ideali di un paese libero e chi lotta contro il vento per ottenere appunto libertà e giustizia, di solito si ricorda solo che è stato bravo quando muore e non in vita, anzi in vita succede tutto il contrario. Quindi ringrazio la professoressa per averlo ricordato, lui come insomma altri magistrati che hanno lavorato insieme a lui in questa indagine per quanto riguarda appunto la lotta contro la mafia, e mi fa piacere che la scuola abbia regalato il libro ai ragazzi, non è da tutti, quindi grazie per questo. Quindi passiamo all'autore, alla responsabile del gruppo Movimento Agende Rosse di Milano, che quindi a Pino Cassata, che da qualche anno insieme appunto al suo gruppo porta in giro questa mostra itinerante, e per cui è nato il libro 1-10 100 Agende Rosse, quale democrazia. Quindi Pino, come nasce questo vostro progetto e come si è evoluto nel tempo? Questo progetto nasce dall'intelligenza collettiva del gruppo di Milano, quindi io non sono l'autore principale. Sì, abbiamo... infatti ho indicato anche, sì, esatto, no, che è un gruppo, esatto. Esatto, nasce dal gruppo. E abbiamo, come dire, immaginato di usare un linguaggio molto più semplice con i ragazzi che incontriamo per poterli avvicinare meglio, per poterli appassionare a queste storie. Diciamo che
abbiamo tirato un sasso dentro lo stagno e si è mossa un'onda gigantesca, si è mossa uno tsunami. Noi non pensavamo di avere così tanto ascolto, tant'è che oggi siamo in grandissima difficoltà perché le risorse umane che disponiamo non sono sufficienti per rispondere di sì a tutte le scuole e i comuni che ci stanno chiamando nel portare in giro questa mostra di fumetti. Quindi da un canto siamo come dire contentissimi, dall'altro siamo ancora dispiaciuti perché facciamo fatica a recuperare risorse umane per poter andare in tutte le scuole. A Milano in questo momento qui siamo presenti ad esempio in due contesti differenti e già questo è un grandissimo risultato. Pensiamo appunto di risolvere questi problemi di risorse umane nei prossimi mesi e di poter essere ancora più presenti all'interno delle scuole, perché sentiamo che c'è bisogno di parlare di legalità ai ragazzi nel modo più semplice possibile, perché poi da questo si possono sicuramente approfondire tutti quanti gli argomenti e creare una coscienza civica che porti a essere questo paese un paese migliore rispetto a quello che oggi noi stiamo vivendo. Sì, sono d'accordo, soprattutto quando si è molto giovani, si è anche meno condizionati da quello che è l'esterno, si è più puri, più semplici, più spontanei e più portati quindi anche ad accogliere quello che sono i valori della verità e giustizia e a superare la paura che a volte certe scelte controcorrenti ci portano. Quindi allora, sì, prego Sabino. Sono venuto a conoscenza che anche una di queste mostre che Pino ha realizzato nel territorio lombardo c'è stata una cosa bellissima, ovvero che alcuni dei bambini che hanno assistito a questa mostra hanno realizzato un brano rap. Io direi, se Pino ci vuole raccontare chi l'ha scritta, com'è nata, un po' il testo, il titolo di questo brano. Prego. Sì, allora, il testo è di Samuele e di Umberto, sono due ragazzi delle scuole medie di Gerenzano, un paesino qui vicino a Milano, in periferia, però mi piacerebbe riuscire a raccontargli il contesto in cui questo testo rap nasce. Nasce appunto all'interno della scuola, dove abbiamo ospitato più classi e dove all'interno di una classe ci stavano due bulletti, appunto Samuele e Umberto, che per due ore hanno disturbato l'intera mattinata di chiacchierata sulla legalità. Anche in quel caso lì avevamo la mostra dei fumetti. Questi due ragazzi sono stati, come dire, ripresi più volte dagli insegnanti, anche io stesso ho provato ad alzare la voce per farli ragionare un attimino, un po' di più, ma niente, i due ragazzi hanno continuato a disturbare. E il giorno dopo è successa una cosa che io non mi aspettavo, è successa che questi due bulletti, Umberto e Samuele, si sono introdotti nella mostra, nell'intervallo tra una classe e l'altra, e mi hanno consegnato un foglietto a quadretti con i fori laterali sul lato sinistro. Era un foglio appunto scritto con i pennarelli a caratteri cubitali, con un titolo molto molto grande, molto vistoso, no? Il titolo era No alla mafia. E questi ragazzi si presentano e mi dicono: Pino, signor maestro, venga, guardi che cosa abbiamo fatto noi ieri. E io prendo in mano il foglio, leggo il titolo No alla mafia, e poi il primo rigo è un rigo scritto con un pennarello giallo su un foglio bianco che facevo fatica a leggere. Poiché i due ragazzi mi stavano sulle scatole perché il giorno precedente avevano disturbato per due ore, io non ero ben disposto a leggere quel foglio, no? E allora ho fatto un brutto gesto dando loro il foglio e dicendo loro: leggetelo voi. Beh, io dopo la loro lettura e durante la loro lettura io mi vergognavo come un ladro, mi vergognavo come un verme, no? Quei due ragazzi in quel testo lì avevano inserito, come dire, il concetto di mafia, il concetto di corruzione, avevano parlato di Peppino Impastato, avevano parlato di Giovanni Falcone, avevano parlato di Paolo Borsellino, no? Avevano parlato perfino di Lino Di Matteo, invincibile come un neo. Beh, io penso che sia stato il regalo più bello. Bellissimo. Sì, prego. Tieni conto che adesso riesco a raccontarlo perché mi ha colpito tantissimo e ancora adesso... C'è il signor... Sei emozionato? Sei molto emozionato. Raccontando... No, ma è bello. È bello perché... guarda, veramente fa molto piacere e sono contenta di questo perché è una riprova del fatto che... Perché ci si lamenta sempre dei giovani,
che giovani di oggi che non hanno voglia di fare niente, che sono degli incoscienti, eccetera, eccetera. Quindi prendiamoci noi. La responsabilità. Questa è una dimostrazione, volevo dire, Pino, che quando trovano la possibilità, il terreno giusto, hanno, se si semina bene nei confronti di questi ragazzi, se gli diamo la possibilità di esprimersi, se gli dimostriamo noi adulti per primo che crediamo, che lavoriamo per una società del cambiamento, loro ci vengono dietro, ci seguono e sono anche più bravi di noi, e questo è un grande insegnamento. Ti ringrazio, prego. Ma io quello che devo aggiungere è questo, come dire, forse sono un po' presuntuoso, ma non penso, per natura non lo sono. Io credo che la mostra di fumetti che stiamo appunto portando in giro oramai da, entriamo nel quarto anno, ogni anno si arricchisce di queste emozioni che i ragazzi ci lasciano. E queste emozioni proviamo a raccontarle agli altri. E io mi sono accorto che i ragazzi ti sgamano subito se tu parli con un libro stampato oppure hai l'occhio lucido perché sei emozionato, e questo come dire è la cosa che più mi fa piacere, perché riusciamo a parlare. Questo è vero, io ti capisco, perché anche io ho avuto a che fare con i ragazzi, quindi quando si hanno questi riscontri è molto positivo e ti dà una grande soddisfazione. Ed è vero che i ragazzi, se non sono molto aperti e sinceri, quindi se non si trova quella persona che riesce a attirare loro l'attenzione e sì, non si ha carisma, lo fanno capire subito, non sono condizionati, non sono come noi adulti che si fanno problemi, quindi allora se non hai da aggiungere altro possiamo sentire questo brano, oppure introducilo tu, Pino, perché è bellissima la tua emozione. Ma vai, allora. Vai. Mi metti in difficoltà. Allora, facciamo insieme. Il testo è questo qua, il testo di Samuele Scibilia e di Umberto Cattaneo, che sono appunto due giovani di un paesino di Gerenzano qui vicino a Milano. E il testo dice così: la mafia fa schifo, gli assassini non ti dico, Borsellino su e la mafia giù. Giovanni Falcone è stato un vero leone per la sua popolazione. Peppino impastato, sotto un treno è stato ammazzato. Uè, raga, la mafia la dobbiamo abbassare, perché noi non siamo così cretini da farci fregare. Paolo Borsellino era un eroe per ogni cittadino. La droga fa male e la dobbiamo eliminare. Molte persone sono morte per il suo male. Nino Di Matteo è indistruttibile come un neo. La mafia è scomparsa, la vera forza dell'alleanza. La droga fa male e la dobbiamo eliminare. Molte persone sono morte per il suo male. Questa canzone l'ha scritta la seconda B e ci ha aiutato pure Mr. Bean. Umberto e Samuele. Bene, allora un saluto a Umberto e a Samuele. Grazie per questo grande insegnamento. Grazie a te, Pino. E Savino, se sei d'accordo, possiamo sentire un pezzettino di questa canzone? Procedi pure con l'avvio della canzone, così diamo un omaggio di questa delizia ai radioascoltatori. La mafia di sangue si innaffia silenziosamente, mente, nessuno si mette contro di lei. Abbiamo paura, ci sembra insuperabile come un'altura, ma dobbiamo agire anche a costo di morire. Paolo Borsellino, che è stato un vero eroe per ogni cittadino, se c'è un passato che sotto un treno è stato ammazzato. Paolo Falcone, un vero leone per la sua popolazione. Queste tre persone non le dobbiamo dimenticare, perché grazie a loro la mafia fa meno male. La mafia la dobbiamo eliminare, perché molte persone sono morte per il suo male. Il 23 maggio ce lo ricordiamo come un tatuaggio. Grazie Paolo Borsellino per aver salvato ogni cittadino. Ci c'è impastato, grazie per averci salvato, grazie Paolo Falcone per aver combattuto come un leone. Li dobbiamo solo ringraziare, perché grazie a loro sta svanendo questo male. I mafiosi, persone senza cervello, che agiscono da bendate con il cappello, vittime su vittime subiscono il loro male, ma noi le dobbiamo eliminare. Quel ponte ci rimarrà impresso, non troveremo alcun compromesso. Una bomba e mille lacrime su ogni tomba. La mafia tutti sanno, nessuno parla.
Ogni anno che c'è la voglia di fermarla per un futuro più puro, senza aver paura lo grideremo da sopra un muro, lo giuro, si deve fermare, non mi devo stoppare, soltanto a lottare. La mafia agisce come bisce nel sistema finché trema, finché estrema, finché diventi la tua pena e ti prema a commettere atti misfatti, disfatti mentalmente, ridurti a un perdente. Bisogna combattere, abbattere questo sistema, sogniamo un domani migliore, dove appena cadere ci saranno mille mani pronte ad aiutarti, dove nessuno sarà disposto a spararti, dove la corruzione non esiste, dove il nostro volto sia sulle riviste, dove la delinquenza, la mafia non esista, dove nessuno si creda superiore o migliore, dove si può girare per le strade senza perdersi nell'ade, senza aver paura di essere derubati o picchiati, dove chi combatte per la città deve essere sostenuto senza tenere conto dell'età. Tutti uniti come dei braccialetti, eliminiamo questi spettri maledetti. Bellissimo, ringraziamo allora di nuovo Samuele ed Umberto e Pino Cassata che ha dato questa possibilità. Ed ora sentiamo l'esperienza di altri bimbi, l'emozione di altri bimbi che hanno partecipato quindi a questa mostra. Allora, non so chi vuole iniziare, tipo Emanuele, Nicole. Allora, ci ha appena raggiunto Emma. Emma, vai Emma. Allora, raccontateci quindi l'emozione di questi giorni, il personaggio, la storia che più ha attirato le vostre attenzioni, i pensieri che ne sono scaturiti, quello che avete realizzato durante i laboratori. La storia che più mi ha colpito è stata quella di Peppino Impastato, perché ha avuto il coraggio di andare contro tutti, soprattutto contro la sua famiglia, per sconfiggere questo brutto mostro chiamato mafia. E poi è stata una bella emozione perché quando il signor Pino è venuto e ci ha raccontato le diverse storie di questi grandi eroi, un po' di commozione c'è stata. E poi ed è stato molto bello perché abbiamo capito cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo evitare, soprattutto la droga e farci trascinare dalle persone che alla fine sono dei fallimenti, sono fallite. Parola adesso al Velma. Ciao Velma. Ciao. Prego, la stessa domanda per te. Raccontaci cosa hai provato con questa esperienza con Pino Cassata, con le agende rosse, la mostra, quale personaggio ti ha colpito di più, che cosa hai appreso? Il personaggio che mi ha colpito di più è stato Giovanni Falcone. Era un uomo molto coraggioso e mi ha ispirato molto tanto, soprattutto nella sua storia. La cosa che mi ha fatto male è perché è morto, perché la mafia uccide sempre persone, perché le deve fare sempre zittire. La mafia mi ha... cioè io prima non sapevo neanche il significato della mafia, sapevo della sua esistenza, però il suo significato non lo sapevo molto bene. Giovanni Falcone non sapevo neanche della sua esistenza, solo il mese scorso non sapevo che esisteva. E io non sono di origine italiana. Parli benissimo comunque. Io non sono di origine italiana, però spero che la mafia si sconfiggerà, perché è una cosa, la mafia fa schifo. Esattamente, quindi che cosa hai compreso? Per te che cos'è la mafia quindi? La mafia, come ha detto Peppino Impastato, è una montagna di merda. Non so, fa schifo, è una cosa molto brutta. Non sapevo che in Italia c'era questa mentalità mafiosa. Nasce anche tra banchi di scuola, senza che noi ce ne accorgiamo. Cioè, mi sono sorpresa molto. Forse anche... cioè, anch'io la posso vivere, questa mentalità mafiosa, senza accorgermene. Grazie, Velma. È stato bellissimo il tuo contributo. Passiamo ora la linea a Martina. Ciao Martina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Tu che cosa ci dici? Prego. Io in sincerità la mafia non sapevo neanche cosa fosse, o meglio non sapevo le persone che ne facevano parte, e dopo tutte le storie che ci hanno raccontato su Giovanni Falcone, insomma tutte queste persone che hanno lottato, per me la cosa più triste è stata che nessuno
che ha visto questi mafiosi uccidere queste persone ha parlato e si è zittita per tutti questi anni, e la verità si è saputa solo dopo, tanto tempo dopo. E per me è stato veramente brutto, perché vuol dire che molte persone si sono impaurite per non farsi uccidere o per non farsi perseguitare. E è stato veramente molto brutto, però è stato bello sentire queste persone invece che invece si sono messe hanno dato la propria vita, insomma. Esatto, hanno donato la loro vita per l'Italia e anche per l'umanità, che non si sono fatti scrupoli verso nessuna persona. Quindi ti hanno dato un bel insegnamento, quindi tu riusciresti dietro, visto questo, anche a superare la paura? Sì. Cioè, per migliorare la situazione del nostro paese, del nostro pianeta, anche a livello generale, insomma, per vivere in un mondo migliore. Sì, sarebbe molto bello che si aggiungessero sempre più persone a questo progetto. Grazie Martina. Allora Ludovica, adesso darei la parola a Emanuele. Ciao Emanuele. Ciao. Per me invece la mafia, quindi prima di iniziare questo progetto avevo già una vaga idea di cos'era, ma cioè non pensavo che faceva così tanto schifo come proprio diceva Peppino Impastato. Poi invece dopo questo progetto ho capito che veramente la mafia fa schifo. Peppino Impastato per me è stata la storia più bella e anche la più emozionante, perché comunque è andato contro la famiglia, quasi contro tutta la famiglia, nel senso, perché il fratello dopo tutto non era mafioso, invece è andato contro il padre. Quindi non è stata una scelta facile. No, è stata molto difficile a parer mio, e anche ha avuto un grande coraggio ad andare di fronte a casa del capo e gridare «La mafia è una montagna di merda». Emanuele, sappiamo che hai anche scritto un tema di mente durante il laboratorio. Ti va di lasciarci il contributo di questa delizia? Certo. La legalità è un qualcosa che tutti noi dovremmo comprendere. È la cosa giusta da fare, anche se non la pensano tutti così, come ad esempio la mafia. Qui a scuola stiamo studiando che cos'è la mafia. Prima di iniziare già avevo una vaga idea di che cosa fosse, ma qua a scuola ho capito ancora di più che la mafia fa schifo. Per fortuna ci sono uomini e donne che provano a combattere la mafia, come ad esempio Falcone e Borsellino. Loro saranno pure morti, ma con il corpo, non con l'anima, perché io penso che grazie a loro siano cambiate molte situazioni. A scuola stiamo facendo molte attività, come ad esempio vedere il film del grande Peppino Impastato, I 100 passi, che mi ha fatto emozionare tantissimo, soprattutto perché non è diventato mafioso come la famiglia. Poi abbiamo ascoltato la canzone di Fabrizio Moro, Pensa. Io già la conoscevo, l'avevo ascoltata quando ero piccolo, ma prima non mi piaceva. Evidentemente perché non avevo capito il significato, ma da quando ce l'ha fatta ascoltare la prof di italiano a casa me l'ascolto sempre. Siamo andati a vedere la mostra 1, 10, 100 agende rosse. Essa prende questo nome dall'agenda rossa che aveva Borsellino nella sua borsa, su cui aveva segnato alcuni nomi della politica importanti che collaboravano con la mafia. Ma dopo la sua morte l'agenda non fu mai più ritrovata. In questa mostra abbiamo conosciuto Ilaria Alpi, morta 2 anni dopo Borsellino e Falcone. Era una giornalista con delle cassette con sopra delle testimonianze. Dopo la sua morte le cassette furono messe dagli amici in un borsone sigillato e poi messe in nave per l'Italia. Quando la nave arrivò a Fiumicino, il borsone era aperto e non c'erano più le cassette. La madre e gli amici arrabbiati si rivolsero allo Stato italiano per trovare delle risposte. Arrivò solo una lettera con scritto che le cassette erano sporche di sangue e lavandole sono state distrutte. Ma la cosa che non quadrava era che il borsone era chiuso e non potevano sapere che erano sporchi di sangue. Abbiamo anche visto l'intervista a Di Matteo, il magistrato che, come Falcone e Borsellino, sta cercando di combattere la mafia. Lui è consapevole che potrebbe morire da un momento all'altro.
La scuola ci ha regalato il libro 1-10-100 agende rosse. È molto bello, sto visitando anche molti siti per documentarmi perché mi piace molto questo argomento. Da grande vorrei entrare nell'associazione 1-10-100 agende rosse perché mi piacerebbe parlare con i ragazzi per non fargli prendere una brutta strada. Allora, Ludovica, immagini se ascolta Salvatore Borsellino queste parole, soprattutto nel finale, l'emozione di capire che il suo progetto, in attinenza al sogno di Paolo, sta prendendo davvero quota dopo anni di sfiducia. Che ne pensi? Pensavo proprio questo, che si sta realizzando il sogno di Paolo, e sicuramente appunto sappiamo quello che ha provato anche Salvatore, nel senso dopo la morte del fratello, che non credeva mai, no? Anche più si era sentito lui in colpa per tante cose, perché pensava, cioè si era allontanato anche dalla Sicilia, perché diceva basta, non voleva più, non credeva più anche in un certo punto, no? Nella giustizia, invece poi ha ripreso a lottare, dice resistenza, e i frutti li abbiamo, e questo è un esempio. Quindi penso che Salvatore sarà contentissimo, e quindi appunto, come Emanuele dice, voglio far parte delle agende rosse, quindi è agende rosse adesso chiaramente, come si potrà avvicinare anche ad altre associazioni. Omaggio di Emanuele, diamo la parola a Nicole. Ciao. E le emozioni per la mafia sono tante. La cosa più importante che ci dà, secondo me, la mafia è rabbia, perché è una cosa schifosa. Molte persone sono morte per questo, e soprattutto una donna, Ilaria Alpi. E un'altra cosa che mi fa veramente inorridire è che la mafia si apprende non quando si nasce, ma si apprende nel tempo. E quindi noi, che siamo in una scuola, possiamo apprenderla tra i banchi, tra i nostri banchi, nella nostra classe, e anche essere prepotenti, alzare le mani, quindi essere violenti, il bullismo, tutto questo dà inizio alla cultura mafiosa. Ed è questa la cosa che mi ha colpito di più. Io ho fatto un tema, come molti miei compagni, e la parte che secondo me è più importante è questa. La mafia non è una cosa con cui si nasce, si apprende nel tempo, soprattutto nei banchi di scuola. Essere prepotenti, voler essere il capogruppo e usare la violenza, tutto questo dà inizio alla cultura mafiosa, che è un po' quello che ho detto prima e secondo me è il messaggio più importante. Allora, gli ultimi due che ci concedono il contributo sono Silvia, che in questo momento è il nostro micro. Ciao, prego. Adesso ti leggerò il mio tema. Sì, vai Silvia. Partiamo dal significato della parola legalità. Indica il rispetto delle leggi, cioè delle regole imposte dallo Stato per determinare i diritti e doveri di ciascun cittadino. Beh, soggettivamente le parole che non mi vanno giù sono imposte dallo Stato. Nel senso che lo Stato ha creato le leggi al fine di una vita migliore, ma a quanto pare sono tra i primi a non seguirle. Abbiamo visto che l'origine delle principali organizzazioni italiane risalgono addirittura all'Ottocento, in particolare a Napoli, dove c'era il racket, ovvero l'attività illegale che controllava le giocate dei carcerati. Ma il vero problema stava che questi lo facevano con la connivenza dei secondini, cioè le guardie. Oppure quando scoppiavano le violenze nelle campagne intorno a Palermo, a causa dei gabellotti. Lo Stato dov'era? Anche ai nostri giorni. Come mai Rina, nonostante fosse in prigione, riusciva a dare gli ordini? Come mai, mentre assassinavano Peppino Impastato, perquisivano la sua casa da cima a fondo? Come mai all'agguato che fecero a Mauro Rostagno si fece tutto buio? E la procura escluse che lo avevano fatto apposta, che quando presero le sue borse e le cassette di videoregistrazione erano sparite? Come mai dopo la strage di Capaci non vennero verbalizzati gli appunti e le agendine elettroniche di Falcone? Come mai quando scoppiò la bomba che uccise Borsellino fu trovata la sua borsa intatta, ma la sua agenda rossa, che portava ovunque, era sparita? Ora, la vera domanda da farci è: chi è stato? È inutile domandarci chi sono i mafiosi oppure dove vivono. Beh,
Grazie per questo interessante contributo. No, sentiamo invece che si riprende da questa bellissima emozione, perché il finale merita di essere vissuto, letto. La commozione di questa bambina rappresenta che Paolo, forse Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, sono davvero entrati nei loro cuori, hanno fatto esplodere i loro corpi, ma ogni cellula è entrata nel cuore di questi bambini. È inutile domandarci i mafiosi, oppure dove vivono, perché conviviamo e abbiamo a che fare con la mafia, la cultura mafiosa, fin da bambini purtroppo. Scusami, grazie. Grazie. Io non vedendoti non avevo compreso che non avevi terminato, perdonami. Mi colpisce Sabina. Sì, prego. Per aver riportato non solo le parole di quello che è il concetto che è del sogno che i nostri grandi uomini hanno trasmesso, ma lo ha fatto esattamente trasmettendo ciò che era nel suo cuore. E questo è l'obiettivo che si sta concretizzando in maniera intensa e nella forma di amore. Darei quindi ora la parola all'ultimo bambino, che Daryl. Ciao Daryl, buon pomeriggio. Dici la tua, Daryl. La mia immagine della mafia è che la legalità è un mezzo che va avanti su una strada, dove può tornare indietro oppure continuare il viaggio. Però a volte si possono trovare dei fossi talmente profondi da far perdere pezzi alla macchina, anche se a volte sono i bulloni ad allentarsi, rallentando l'andatura. Così costringono i passeggeri del veicolo a cambiare rotta, finché non arrivano a destinazione, evitando i fossi, per poi tornare indietro e ricoprirli. Secondo me la legalità sarebbe la macchina. I bulloni sono le persone che fanno parte della legalità. E quelli che si allentano invece sono quelli corrotti, che aiutano la mafia. Invece la mentalità mafiosa rappresenterebbe i fossi. Bellissimo. Ringraziamo Teril per questa spiegazione in maniera pratica, dove ha associato gli aspetti umani che noi viviamo agli aspetti più attinenti all'anima, che ci aiutano forse a fare un viaggio molto più dinamico e non solo. Grazie a Teril. Sì, allora, ringraziamo tutti. È tempo di chiamare Salvo Vitale. Pronto? Buon pomeriggio, Salvo Vitale. Siamo buon pomeriggio. Innanzitutto ti diamo il benvenuto, perché sei lo storico amico di Peppino Impastato, un attivista che è stato ucciso il 9 maggio del 1978 dalla mafia. E ti ringraziamo a nome di tutto lo staff dei Germogli della Legalità per aver accettato il nostro invito e per un'intervista in compagnia di questi piccoli studenti. Allora, la parola al primo bambino, anzi a Martina. Eccoti, Salvo. Un minutino prima vorrei salutare soprattutto i ragazzi, bambini, che li ringrazio per volermi ascoltare e risponderò volentieri a tutte le domande che mi fanno. Grazie. Buongiorno. Eccoti il coro dei piccoli della scuola media. Allora c'è già Martina che è pronta con la prima domanda. La prima domanda è: come sono stati gli anni dopo la sua morte? Sì, Martina, ti rispondo. Siamo nel Peppino, come tu sai, è stato ucciso nel 1978. In quel momento abbiamo avuto proprio come se ci avessero dato una pugnalata nel cuore, ma abbiamo resistito. Abbiamo resistito nel senso che la radio ha continuato a trasmettere e ha trasmesso fino al 1980, cioè circa un anno e mezzo dopo la morte di Peppino. Piano piano abbiamo cercato di denunciare tutto quello di cui che stavamo sopportando, cioè perché in quel momento si diceva che Peppino Impastato era un terrorista che era andato a mettere una bomba per fare saltare in aria il treno e che invece era saltato lui. Noi invece piano piano, e soprattutto ci servivamo molto della radio, piano piano siamo andati a trovare le prove
e Peppino era stato invece ucciso dai mafiosi. E così piano piano abbiamo cercato di riaggiustare un'indagine che i carabinieri e i magistrati volevano fare passare come attentato terroristico. Abbiamo trovato le macchie di sangue in un casolare, abbiamo trovato i pezzetti del corpo di Peppino, siamo andati dal magistrato a dire: vedete che Peppino è stato ucciso. E quindi dopodiché sono stati anni un po' difficili, nel senso che la radio a poco, la nostra era una radio senza pubblicità, quindi era fatta solo con i nostri soldi, e soldi non c'erano più, a poco come tu sai quando uno ha una radio bisogna cambiare i dischi, cambiare gli strumenti eccetera, e c'era soprattutto in paese il divieto dei genitori di fare venire i ragazzi alla radio, ognuno gli diceva: guai se ti vedo mettere piede là, là ci sono della gente che sono terroristi, guai. E quindi a poco non avendo più nessun ricambio, molti sono andati via per lavorare, molti di quelli che lavoravano alla radio sono andati via a Milano, via a Brescia per lavorare, e siamo rimasti in pochissimi e senza soldi. Quindi nel 1980 abbiamo chiuso questa esperienza, ok? Va bene, Salvo. Passiamo alla seconda domanda di Velma, una bambina non italiana, ma che dall'intervento precedente ha dimostrato di essere molto avanti rispetto ad adulti che non hanno ancora compreso la mafia. Ciao. Allora, Velma, ciao. È vero. Dimmi tutto. È vero questa storia che dopo la morte di Peppino Impastato ci sono state molte votazioni di lui sulle schede? Ci sono state, non ho capito, molte votazioni? Molti voti per lui? Sì. Sì, ti racconto subito, dopo la morte di Peppino perché ne era candidato, però uno dice è morto e quindi è inutile andarlo a votare. Però siccome in quel momento, come stavo dicendo alla tua compagna, eravamo indicati tutti come amici di un terrorista, noi abbiamo deciso che bisognava votare per Peppino, più che altro per dare un segnale al paese vicino. Sì. La mamma di Peppino stessa, 5 giorni dopo la sua morte, si vestì in nero e andò a votare. Allora le donne in Luppe in Sicilia non uscivano di casa per un mese, ma lei ruppe questo tabù e andò a votare. Andò a votare naturalmente per suo figlio, che ebbe circa 260 voti e venne eletto consigliere comunale per quanto fosse morto. 260 voti non ti sembrino pochi in un paese come Cinisi, dove l'unica opposizione era fatta da Peppino Impastato, sono tantissimi, tant'è che, ripeto, Peppino venne eletto. Poi, siccome era morto, venne sostituito da un nostro compagno che era il primo non eletto della lista. Hai capito? No, hai capito tutto? Sì, sì. Ok. Ok, il prossimo o prossima? Salve, sono Emma e volevo chiedere. Emma, dimmi. Com'è stato lottare al fianco di Peppino Impastato? È una domanda bella e difficile per un spirito questo, devo dirti che è stato esaltante, però non pensare che Peppino era la guida e noi ci stavamo tutti dietro, cioè eravamo tutti assieme, eravamo un gruppo, per cui ognuno costruiva assieme all'altro tutto quello che bisognava fare, cioè non è che c'era solo Peppino, c'eravamo tutti. Ed è stato bellissimo anche perché non è che per noi si trattava solo di fare politica, ma si trattava anche di divertirci. Cioè noi pensavamo che prendendo in giro i mafiosi e i politici e facendo ridere di loro potevamo davvero vincere, perché i mafiosi e i politici sono persone che non bisogna toccare e che non bisogna mai prendere in giro, e invece noi lo facevamo, per cui per alcuni versi mi è stato molto, ma molto, poco fa usavo la parola esaltante, cioè nel senso che
per noi è stata una cosa bellissima, poter costruire un mondo nuovo. Ok, non so se ti è bastata la mia risposta. Certo, ok, salve. E ora è il turno di Martina. Un'altra domanda era, quante persone secondo lei adesso vanno contro la mafia? Ma anche su questo non è che ti posso dire, perché a parole tutte dicono di andare contro la mafia, però a parole molti stanno a guardare, quelli che si impegnano veramente sono poi pochissimi. Se proprio ti devo fare una percentuale, io credo che i mafiosi sono più o meno l'1% della popolazione e gli antimafiosi sono un po' metà di loro, o 0,50%, e invece tutto il resto è una persona che sta a guardare e che non gliene importa niente di niente di tutto quello che succede. Quindi devo dirti che è ancora una strada molto ma molto difficile e in salita, capito? Sì, grazie Salvo Vitale. Bene. Ok. Grazie Salvo. Poi abbiamo Welma. Welma? Il fratello di Peppino è ancora vivo? Sì, il fratello di Peppino è vivo, è vegeto, gira tutte le scuole d'Italia e continua a portare avanti il suo ricordo e il suo messaggio. Ha due figli, ha la sua pizzeria in cui lavora e poi, ripeto, molto del suo tempo lo usa parlando e incontrando ragazzi. Ok. Prego, ora c'è Nicole che ti fa una domanda. Salve, io volevo chiedere, ha scritto qualche libro riguardante questi argomenti? Tu parli di me, di libri su Peppino ne ho scritto già 7, tantissimi. Questo è importante, si chiama Peppino in passato, una vita contro la mafia, ed è quello da cui è stato tratto anche il film 100 pazzi. E poi ne ho scritto un altro che si chiama 100 passi ancora, in cui racconto un po' la vita di Felice, la mamma di Peppino, fino ad arrivare al processo, cioè al 2002, che è l'anno in cui è stato condannato finalmente Gaetano Badalamenti. Tiene conto che Peppino ci sono nel 78 e quindi siamo dopo 24 anni, finalmente siamo riusciti ad avere giustizia grazie alla mamma di Peppino. Un altro libro l'ho fatto l'anno scorso, si chiama Era di passaggio, in cui ho raccolto tutti gli articoli che sono stati scritti su Peppino, e ne sto preparando un altro che sono testimonianze dei compagni di Peppino in passato, che parlano di lui, di come lo hanno conosciuto e di quel momento in cui sono stati assieme. Vabbè, insomma, diciamo che è un po' mi do da fare. Martina? Un'altra domanda è, visto che io sono una ragazza, dentro la mafia ci fanno parte anche le donne? Sì, tieni conto che le mogli dei mafiosi molto spesso, nel 99% dei casi, sono pure mafiose, sono loro che educano i figli a continuare come il padre, e quindi li educano secondo i principi della mafia, sono loro che amministrano a casa i bilanci e i soldi, sono loro, diciamo così, che costruiscono assieme al marito e quindi in maniera mafiosa il loro futuro e le loro ricchezze. Ce ne sono tantissime di donne che in un certo senso sono proprio donne di mafia. Guarda dove ti parlo io, che è un paese che si chiama Pazzinico, ce n'è stata una e si chiamava Giusy Vitale, il cognome è mio, che per qualche anno è stata proprio addirittura la capomafia di tutta la zona. Ora c'è la domanda di Emma. Quali sono stati i maggiori ostacoli che avete trovato sul percorso che l'ha portato alla condanna dei colpevoli?
Ma in primo stato all'inizio erano le indagini fatte dai carabinieri. Tiene conto che in quel momento c'è un pentito che fa dire che i carabinieri di sinistra erano nelle mani di Gaetano Badalamenti, che erano, diciamo così, per molti aspetti d'accordo con i mafiosi. Perché ora non è più così, eh? Adesso i carabinieri di sinistra sono persone molto impegnate. Hanno anche la foto di Peppino dentro la caserma, ma una volta era un po' diverso. L'altro ostacolo è stato all'inizio un magistrato che conduceva le indagini e che pensava appunto che fossimo tutti, diciamo così, sovversivi, tutta gente che rompeva le scatole. Successivamente, andando avanti, invece, le cose sono andate meglio perché abbiamo trovato un altro magistrato che si chiamava Rocco Pinici, che poi salterà in aria e che cominciò a fare le indagini così. Ma tieni conto che tra una cosa e l'altra, come dicevo prima, sono passati 24 anni per avere giustizia, tanto, tantissimo tempo. E tu pensa alla mamma di Peppino quanto ha dovuto aspettare. Finalmente nel momento in cui c'è stata la sentenza ha respirato, poi la mamma di Peppino è vissuta altri 2 anni, è morta nel 2004 ed è morta 6 mesi dopo che era morto Gaetano Badalamenti, ovvero l'assassino di suo figlio. È morta bella, tranquilla, li aveva seppelliti tutti, aveva vinto lei, felice. Ok. Allora, Salvo, prima di farti la domanda finale, noi in ogni puntata siamo soliti presentare un libro da consigliare ai radioascoltatori. In quest'oggi, d'obbligo, il libro è 1-10-100 Agende Rosse, Quale Democrazia, che è un libro di fumetti dove all'interno si parla anche della storia di Peppino Impastato. Ed è un libro scaricabile sul sito www.19luglio.com o acquistabile con una libera donazione contattando le Agende Rosse in generale. E a questo punto cedo la parola a Ludovica. Allora Salvo, a questo punto, visto che siamo in chiusura, niente, di solito noi chiediamo ai nostri ospiti che vengono intervistati da bambini un messaggio finale da dare ai ragazzi, sia a quelli presenti in studio che a quelli che ci stanno ascoltando. Per no, i giovani, no, un messaggio. Bene, quello che avete detto, in ogni caso voglio dirvi innanzitutto che sarei pure curioso di vedere un po' il vostro lavoro definito, se fate un DVD, un CD, eccetera, mi piacerebbe averlo perché raccolgo un po' tutto quello che viene fatto nelle scuole perfettine e sono contento di queste iniziative che state portando Italia e soprattutto in Alta Italia, dove sembra che la mafia non si dia, ma state attenti perché c'è, perché le mosche vanno dove c'è il miele per i mafiosi sono i soldi e i soldi al nord ce ne sono molto più che in Sicilia, quindi vi girate, li troverete con mafiosi, con renditisti o camorristi, ma dove c'è da fare i soldi loro ci mettono sempre lo zampino. Ora chiediamo uno stesso saluto finale, intanto ringraziando Salvo Vitale, anche a Giuseppe Cassata. Pronto? Ciao, ciao Salvo, sono Pino Cassata delle Agende Rosse di Milano, del gruppo Peppino Impastato e Adriana Castelli. Ciao. Bellissima. Ciao. Stiamo facendo questo bellissimo progetto con i ragazzi e io ringrazio Savino di averci coinvolto in questa web radio, davvero, ci ha arricchito tantissimo. Io volevo dirti questo, il nostro gruppo ti ha già contattato e io ti rinnovo l'appuntamento che hai preso con noi per il giorno, per sabato 23 marzo, ti aspettiamo qui a Milano. Sarai all'interno dello spazio del fumetto, del Museo del Fumetto qui a Milano e accoglieremo tantissimi ragazzi. Tu sarai uno di quelli. Benissimo. Non so se i ragazzi conoscono il fumetto sulla vita di Peppino Impastato. Sì, sì. Vabbè. Ok. D'accordo. Ciao carissimo. Saluti. Ora, prima della chiusura, un'ultima messa. Un saluto a tutti i ragazzi. C'è qualcuno che deve dire ancora qualcosa, posso chiudere? Qualche bambino vuole fare una domanda?
vogliamo salutare. Lo lasciamo andare se non c'è nessun altro. Sì. Allora ringraziamo Salvo Vitale per essere stato in collegamento con noi a nome di tutto lo staff dei Gemmogli della Legalità. E se Ludovica vuole dirgli anche qualcosa. Grazie per la tua testimonianza, grazie per essere stato esposto a questa intervista con i ragazzi che oggi, Salvo, se sentirai questa trasmissione, anche ci hanno emozionato molto e sicuramente, come hanno appreso anche dalle esperienze di questa mostra, anche tramite questa intervista riusciranno sicuramente ad attingere quei valori che lo aiuteranno a portare avanti la loro lotta per avere una società migliore, per ottenere appunto giustizia e verità in questo paese. Quindi grazie molto per la tua testimonianza e per tutto quello che avete fatto con Pino Impastato e con gli altri ragazzi che hanno collaborato con voi. Allora Salvo, noi ti salutiamo, però anche i bambini vogliono darti un ultimo omaggio. Sì, prego. Ciao Salvo, la mafia è una montagna di merda! È bellissimo, sono perfettamente d'accordo, grazie per avermi invitato ragazzi, e ricordatevi che non è che basta parlare di Peppino un giorno e poi scordarselo, se uno ha apprezzato questa persona bisogna che ne tenga e ne segua l'esempio, e che Peppino ci vuole insegnare soprattutto questo: quando le cose non vanno bisogna anche sapersi ribellare. Ok, ciao a tutti. Ciao Salvo, e grazie. Senti, buon pomeriggio. Bene, allora l'ultima parola anche alla professoressa, se vuole dare anche un messaggio anche alla professoressa Romanelli, ai ragazzi e anche a coloro che ci stanno ascoltando. Riguardo, prego. Sì. Messaggio di chiusura finale. Messaggio di chiusura, proprio chiusura, io credo che debba essere questo. Dire sempre ai nostri ragazzi: dovete conoscere, dovete sapere, dovete informarvi, perché è l'ignoranza la bestia da sconfiggere, perché anche loro, questo mi è piaciuto, hanno capito che la mafia cresce dove c'è l'ignoranza. Invece capire che andare avanti nella vita vuol dire appunto informarsi, conoscere, non finire mai su questa strada. Ecco, io l'augurio che faccio ai miei alunni diretti, ma soprattutto a tutti gli alunni, a tutti i ragazzi in questa loro età di crescita, perché crescere vuol dire soprattutto questo, ed è l'augurio più grande. Con questo si sconfigge tutto, anche la mafia. E con questo augurio di amore della professoressa Romanelli, che concordo in pieno, vogliamo dire grazie a tutti per essere intervenuti. Ricordiamo le pagine Facebook del Movimento delle Agende Rosse di Milano, il sito www.19luglio.com, gli autori dei fumetti Marco Rizzo, Lelio Bonacorso, Giacomo Bendotti, Nino Blunda, Francesco Ripoli. Grazie a Pino Cazzata che è intervenuto con noi. Ricordiamo e ribadisco le grazie anche alla professoressa Romanelli e all'Istituto Comprensivo Beltrami di Rossano che ci ha ospitato e che potete anche seguire sul sito www.icfcarofani.gov.it. Grazie anche, un grazie speciale, un saluto ai piccoli Emma, Daryl, Emanuele, Nicole, Silvia, Martina e Uelma. Grazie ragazzi che ci avete regalato grandi emozioni. Ciao. E ricordo, quindi è sempre vero quello che, visto che è stato citato molto Nino Di Matteo, una sua frase che dice: solo voi giovani cittadini avete la possibilità di cambiare, avete la possibilità di sconfiggere la mafia, la corruzione, la mentalità mafiosa, la mentalità dell'appartenenza, la mentalità del potere fino a se stesso. Quindi grazie di nuovo. Ricordiamo a tutti i radioascoltatori che potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo email igermogliedellalegalita@gmail.com, riascoltare la puntata sul nostro canale YouTube I Germogli della Legalità o sulla nostra pagina Facebook.
appuntamento quindi alla prossima puntata, naturalmente su Radio Outmarche, Diva Radio, Radio Saius e tutte le emittenti ad essi collegate che ringraziamo per lo spazio che ogni volta ci concedono. E ricordatevi di avere sempre nel vostro cuore il coraggio di essere liberi. A risentirci. A risentirci.